I neuroni amano stare in gruppo. Voglio accennarvi alle scoperte di Golgi Kajal che mostrano un modello, un pattern quasi dei rapporti umani. 1800. Si conosceva allora il funzionamento base del tessuto nervoso. Dopo gli esperimenti di Galvani si sapeva che era l'elettricità a muovere il cervello, ma non si conosceva bene come fosse organizzato il cervello. Lo si credeva una rete di filamenti. 1871, Josep von Gerlach, fisiologo tedesco, prendendo spunto da altri studi precedenti, definisce la teoria reticolare del cervello, dicendo che i neuroni sono messi in rete, ma non riesce ancora a osservarlo nei dettagli. Vediamo di fianco un suo disegno dove ipotizza questa struttura. Ma poi è arrivato Camillo Golgi, un italiano, grande neurologo, si laurea a medicina a Pavia sotto la guida di Cesare Lombroso e vuole studiare il cervello, ma all'inizio lo mandano come primario alle Pie Case degli Incurabili di Abbiategrasso, dove non c'è nessuna possibilità di far ricerca. Allora trasforma la cucina in laboratorio e continua lo stesso le sue osservazioni, seziona il tessuto nervoso in fette sottilissime e cerca di guardarlo, ma i fissanti di allora sono imprecisi, finché capita un fatto straordinario. 1873 scopre la reazione nera o reazione oscura che mette in luce il cervello. Usa una ricetta con bicromato di potassio e poi nitrato d'argento e meraviglia, compaiono tutte le fibre neuronali precise, nette, nere, emergono dal fondo chiaro. Dicono gli aneddoti che per caso ha trovato questa reazione. Qualcuno dice rovesciando con una gomitata un bicchiere di nitrato d'argento sul tessuto che aveva preparato, altri buttando un vetrino nella spazzatura dove avevano gettato il nitrato. Sta di fatto che questa scoperta lo rende presto famoso ovunque. Questo è un disegno del vetrino di Golgi che fa vedere nei minimi dettagli le cellule dell'ippocampo, una vera meraviglia di precisione. Finalmente si poteva osservare come erano associati i neuroni, erano in rete, in tutti i centri cerebrali, dall'ippocampo al cervelletto. Golgi ritiene che il segnale corra lungo i filamenti più grossi, chiamati allora protoplasmi e dopo chiamati assoni, mentre per lui i filamenti più piccoli, i dendriti, erano solo di supporto. Non sarà così, ma per allora era già molto. Nel suo laboratorio accorrono istologi da tutta Europa per imparare il suo metodo che passerà alla storia come metodo del Golgi. Ecco che questo metodo avalla la teoria reticolare. I neuroni sono associati in rete. Ma in quegli stessi anni in Spagna c'era Ramón y Cajal, un medico che era rientrato dalla guerra a Cuba e si divertiva a osservare gli eritrociti e le altre cellule dei tessuti umani al microscopio, di cui ci ha lasciato moltissimi disegni perché li disegnava. Purtroppo invece quelli di Golgi sono andati perduti. Non aveva mezzi e aveva allestito un laboratorio rudimentale presso un amico psichiatra, il dottor Simarro. Quando fu informato del metodo del Golgi, lo provò. Ed ecco quello che dice dopo aver guardato il tessuto nervoso. Che spettacolo inaspettato! Filamenti neri sparsi, lisci e sottili, oppure cellule nere spinosi, spesse, triangolari, stellate, fusiformi, si possono vedere su uno sfondo giallo perfettamente traslucido. Si potrebbe quasi paragonare le immagini a disegni di inchiostro cinesi su carta giapponese trasparente. Questo è il metodo di Golgi. 1889, Cajal perfeziona la tecnica e continua a fare le sue osservazioni e scopre una cosa straordinaria, che i neuroni in realtà sono in rete ma uno separato dall'altro, e cioè esiste tra loro uno spazio che potrebbe interrompere il segnale elettrico che invece continua a propagarsi senza discontinuità. Questi sono alcuni disegni di Cajal. E lui propende adesso per un'altra teoria nervosa, la teoria cellulare. I neuroni restano cellule separate, pur restando in rete.
Nel 1906 entrambi gli studiosi prendono il Nobel per la medicina. Viene dato a entrambi, nello stesso anno che lo prende anche Carducci per la poesia. Sono uniti ma sempre divisi nelle loro due visioni scientifiche, dirà Cajal, che crudele ironia del destino, accoppiare come gemelli siamesi avversari scientifici dai caratteri così contrastanti. Soltanto un po' più tardi verrà definita meglio la teoria del tessuto nervoso da due inglesi, Adrian e Sherrington. Edgar Adrian perfezionerà meglio l'idea di come corre il segnale elettrico attraverso i neuroni, mentre Scott Sherrington dà un nome a questo spazio tra i neuroni, li chiama sinapsi. È a lui che dobbiamo questa definizione. Entrambi per queste scoperte prenderanno il Nobel nel 1932. Ma veniamo qui a un altro aspetto. Se i neuroni sono le basi del cervello, il cervello è la base delle interazioni umane, sembra quasi che il modo con cui sono associati i neuroni sia un partner, uno schema che ricalca quello che avviene tra noi uomini. Guardiamo alcuni paralleli davvero curiosi. I neuroni del cervello hanno bisogno di toccarsi in rete. Gli uomini hanno bisogno di legami. I neuroni si uniscono in circuiti per funzionare secondo diverse finalità. Gli uomini si uniscono in gruppi per raggiungere le varie mete sociali a cui sono destinati. Ogni neurone resta distinto dagli altri con cui entra in rete. Ogni essere vivente conserva la sua individualità anche nei rapporti più intimi. Ed infine, i neuroni vivono di interazioni elettriche e nello spazio vuoto tra loro, che è la sinapsi, usano per comunicare milioni di particelle chimiche rotanti, i neurotrasmettitori o mediatori cerebrali. Gli uomini vivono di relazioni intenzionali e nello spazio intersoggettivo che li definisce e li separa usano il linguaggio per interagire, milioni di parole significanti. Spero vi siano piaciute queste pennellate sulle scoperte di Golgi e Cajal, che ringraziamo insieme ad Adrian e a Sherrington perché ci hanno definito meglio la teoria del cervello. Ma continuate a seguirmi, se volete, cliccando sulle playlist preferite. Vi ringrazio molto del vostro ascolto.